giorno della serata, ossia dei beni comuni. Credo che quando abbiamo iniziato a pensare ai beni comuni, sia noi come amministrazione che nella serata del 1° febbraio, questa sera, a pochi sarebbe venuto in mente il cibo come bene comune. Invece credo che probabilmente è uno dei beni comuni più importanti, visto che è necessario e indispensabile per la nostra sopravvivenza. E detto questo, però, mi viene questo tipo di dubbio, nel senso che prima citavi la pasta biodinamica dei colli iberici come prodotto di nicchia. Ho impressione però che anche molte di queste scelte, soprattutto in questo periodo economico così difficile, diciamo, molte di queste scelte siano scelte di nicchia, nel senso che può farle solo una certa fascia sociale. Volevo capire un attimo, secondo voi, come, intanto, se questa considerazione la condividete o meno, ed eventualmente come si concilia con questa necessità che il cibo diventi un bene comune e magari anche un cibo di qualità, tra virgolette. Beh, l'esperienza mia personale, proprio io sono arrivato tardi a queste idee, mi dispiace per il tempo che ho un po' sprecato prima, però io ho cominciato a riflettere su queste cose quando per esigenze di salute abbiamo dovuto anche operare alcune scelte rispetto appunto al cibo, e abbiamo visto che in realtà insomma, le migliori garanzie per non ingurgitare ulteriori veleni oltre a quelle delle medicine, insomma, è affidarsi a dei produttori, diciamo, etici. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, se vado da Paolo a comprare le sue verze o i suoi cavoli, ecco, mi faccio spiegare come le coltiva, comincio già a crearmi quasi, sapete che l'occhio genera già una buona impressione quando prima di ingurgitare il cibo ci vuole anche questa idea che... Allora, l'idea di sapere da dove viene quello che mangio e non secondariamente l'idea di sapere a chi do i miei soldi ha cominciato a farmi riflettere, perché dico, ma insomma, io cosa sto sostenendo con il mio modo solito di fare la spesa? Chi sto sostenendo e cosa sto sostenendo? Quindi, quando comincio alla fine a fare i conti, e quindi decidere se continuare a spendere i miei soldi così, ho molti più motivi per pensare che questo è un modo buono per me, non solo per quanto riguarda il cibo, ma per me perché sto sostenendo attraverso il cibo anche altre questioni che mi interessano, quello dell'ambiente, per esempio. Quindi cercare di avere intorno a me un ambiente sano vuol dire aiutare coloro che questo ambiente lo lavorano e lo conoscono meglio di me. Quindi è vero che il cibo biologico, parliamo di questo, è più caro del cibo industriale, vero? Ma se io metto insieme i vantaggi, in sostanza, quando io pago 3 euro l'insalata al mio amico produttore biologico, io riconosco a lui anche tutto il lavoro che sta facendo per mantenere la biodiversità nel suo ambiente. Guardate che se andate a trovarli questi produttori e cominciate a dire sì, mi fido di quello, mi fido di quello, dobbiamo cominciare ad avere dei criteri di valutazione. Il criterio di valutazione, per esempio, è quel produttore lì per fare le patate o l'insalata usa un ettaro intero di campo o come fanno quasi tutti quelli che conosciamo noi, usano metà del terreno per tenere le siepi, perché gli uccelli mangino gli insetti, perché vi sia l'umidità, perché il vento non porti via. Sapete che
produrre il 50%, far produrre il 50% del terreno, se lo chiedi a un industriale ti dice che sei pazzo. Quindi io con quei soldi la sto sostenendo anche questo. Allora, nei conteggi, io sono stato anche fortunato perché la mia signora tiene i conti di tutte le spese dell'anno. Allora abbiamo cominciato a mettere in colonna per macro tutte le nostre spese e abbiamo visto che un po' alla volta, per esempio, utilizzando non solo il criterio delle città sul cibo, ma anche sul vestito, sul riciclo dei vestiti, sul riciclo di altre cose, quindi riuso, non riparare, sapete le famose R, ce ne sono sempre di più, da 5 sono diventate 8 adesso. Utilizzando questo criterio, non solo sul cibo, ma anche su altri aspetti, noi non abbiamo visto differenza di spese, si sono solo spostate. L'idea è quella, non di... Quando sentite parlare di decrescita, sentite parlare intanto, quello non vuol dire non smettere di acquistare, vuol dire solo spostare le nostre spese verso questo tipo di realtà. Vuol dire che poi alla volta spostiamo anche l'economia, se volete, no? Verso da economie che guardano solo il profitto ad economie che guardano anche l'ambiente. Questa è una scelta. Sul discorso del prezzo, effettivamente, a parte gli scandali ultimi che sono successi a fine anno, che veramente hanno creato grossissimi problemi per quanto riguarda proprio l'etica di questo mondo. Quando il business coglie una massa critica è tale per cui non può rinunciare, purtroppo succedono queste cose. Però tornando al discorso del prezzo, è un argomento che anche, molto spesso, anche ultimamente, all'interno del gas lo trattiamo, perché soprattutto in un momento di crisi economica sarebbe veramente stupido non prenderlo in considerazione. Però noi riteniamo che alla base di tutto, perché soprattutto chi non è d'accordo col biologico cerca sempre di metterti con le spalle al muro prendendoti sul prezzo, chiedendo la giustificazione del prezzo. Io penso che le motivazioni e le risposte da dare sono semplici e partono, secondo noi, da una cosa che deve essere chiara, condivisa all'interno soprattutto dei gruppi di acquisto solidale, che questi gruppi devono avere come missione, diciamo, una diversa e completa e nuova educazione alimentare. Una diversa e nuova educazione alimentare porta in prima battuta, io uso sempre un termine che però è molto diretto e ti prende, non avere il frigorifero da coprifuoco. Io vedo quando tornavano a casa i nostri figli alcuni anni fa, c'era quasi, entravi in ansia per non fargli mancare nulla, no? Di vabbè, c'erano problemi, oppure quando tu hai persone che ti vengono a trovare, vai in fibrillazione e sembra che se non hai l'aspetto dell'alimentazione a un livello altissimo, la relazione non ci possa essere. Io penso che una diversa educazione alimentare passa anche a una sostanziale riduzione di quello che noi acquistiamo per mangiare. E secondo noi una cosa di una importanza che ormai purtroppo abbiamo perso, anche perché abbiamo perso quali sono i connotati che lo rimandano, è la stagionalità. Io sfido chiunque, soprattutto i giovani, a farmi un elenco sull'ortofrutta di quali sono i prodotti stagionali. Ecco, secondo noi questo però, ad esempio con Gianni e Mariella di Cade Agata, i nostri amici che hanno un agriturismo, un'azienda biologica a Tiene, a Zugliano, ci hanno preparato l'anno scorso una lista, l'abbiamo pubblicata sul sito, sulla stagionalità dei prodotti. Beh, dico che quando molta gente la legge si stupisce nel capire o nel scoprire
che le zucchine non ci sono tutto l'anno, però siamo abituati a mangiare i sugoi tutto l'anno. Ecco, quindi, tornando al discorso di prima, a quel punto, se il presupposto di una corretta educazione alimentare porta anche a una riduzione degli acquisti, a quel punto, concediamo anche le considerazioni che faceva Beppe, il prezzo non diventa la variabile prima, anzi, con molta schiettezza, io posso essere d'accordo di pagare, ad esempio, il carciofo 0,60, quello che abbiamo pagato per la Sicilia, quando fuori li trovi puliti a 0,40 adesso, no? Però Cristo ha fatto una scelta etica rispetto a persone che stanno lavorando in un territorio, e non serve che ci diciamo cosa vuol dire, cosa pensiamo possa voler dire lavorare in un territorio confiscato dalla mafia, dove questa gente qua dalla mattina alla sera fa i salti mortali anche per riconoscere dei diritti oppure applicare dei contratti di lavoro trasparenti e corretti. Ecco, l'ultima cosa, e chiudo sul discorso del prezzo, la chiusura del cerchio ce l'abbiamo quando con il produttore riusciamo a ottenere il prezzo trasparente. Noi abbiamo aperto come Rete Gassi in questi giorni un ordine per l'acquisto del parmigiano reggiano da dei produttori emiliani. Questi signori, questi amici, ci hanno detto: guardate che io ve li metto a 17 euro al chilo, e per arrivare a quei 17 euro al chilo loro mi hanno elencato tutta la matrice, tutta la tabella di costi, le arese, i ricarichi che fanno per arrivare a quel prezzo. Ecco, secondo noi questo è un esercizio, non è solamente un esercizio numerico, ma è anche un nuovo, diverso, completamente stravolgente modo di rapportarci fra produttori e consumatori. E a quel punto io, se do 17 euro per uno stagionato di 12 mesi, lo do alla giovane veduta, e alla fine sono anche soddisfatto di darlo.